È fatta, ragazzi, è fatta. Mazzocchi sarà un nuovo giocatore del Napoli. Finalmente il Napoli ha il suo terzino e questo è il primo colpo del nuovo anno del Napoli. Eccolo qua, sarà il terzino Pasquale Mazzocchi. Mazzocchi domani si sottoporrà alle visite mediche per poi, e anche alla consueta firma per poi iniziare la sua nuova avventura con la maglia azzurra. Pasquale Mazzocchi, originario di Napoli, la sua carriera comincia nel Perugia per poi continuare al Venezia, e la Salernitana lo monitora in un mercato di gennaio, e quindi Mazzocchi comincia ad arrivare alla Salernitana, dove esordisce in Serie A. E nella stagione 22-23 il terzino ha collezionato 2 gol e 3 assist in Serie A. Una prestazione più che eccellente, ma nel ben questa stagione vediamo una sola presenza in campo e 0 gol e 0 assist. Purtroppo questa stagione non è stata un'ottima stagione per la Salernitana, lo stesso Mazzocchi, che la sua carriera è stata condizionata da parecchi infortuni, ma a quanto pare, ragazzi, Pasquale Mazzocchi ha voluto fortemente il Napoli. Essendo lui originario di Napoli, ho sentito anche parlare della sua storia privata, che lui per sopravvivere vendeva la frutta insieme, la frutta era, diciamo, fruttaiolo, per poi i soldi li investiva per pagare lui stesso la scuola calcio. E infatti c'è la scuola calcio, proprio perché la scuola calcio è stato il sudore della sua fronte e il calcio gli ha proprio salvato la vita. Come sappiamo ben tutti, poi sempre con la Salernitana è arrivato la prima convocazione di Roberto Mancini, che l'ha portato in nazionale maggiore, e anche l'esordio. Non trova la nazionale da un bel po', e speriamo che con la gestione di Luciano Spalletti possa ritrovare la nazionale. Allora, il terzino ex Salernitana ha spinto fortemente il Napoli e la Salernitana si sono messi d'accordo, e inizialmente la Salernitana, Sabatini, chiedeva 4 milioni di euro per chiudere l'operazione, ma il Napoli all'inizio gli ha offerto una cifra bassissima, pari su 2,5 milioni. Ma Sabatini voleva fortemente ben 4 milioni per lasciarlo partire. Come sapete, Sabatini diventa il nuovo direttore generale della Salernitana, e per la Salernitana si prepara una rivoluzione in rosa. Quest'anno Sabatini avrà il compito, questa parte di mercato avrà il compito di mandare via tutti quelli che non vogliono lottare per la maglia, per poi reinvestire il budget dai giocatori ceduti per reinvestirli in nuovi arrivi per la salvezza della Salernitana. Tra i primi addii della Salernitana è stato Mazzocchi, che finalmente poi le parti sono riunite e il Napoli ha accettato le condizioni di Iervolino. Quindi il Napoli ha versato nelle casse della Salernitana 2 milioni di euro, 3 milioni di euro. E quindi hanno accettato, le parti hanno trovato d'accordo, il terzino napoletano firmerà un contratto triennale barra opzione per un altro anno, e domani secondo alcune dichiarazioni ha già lasciato la città di Salerno per poi domani mattina cominciare le visite mediche. Allora, parere mio di questo colpo, un grandissimo colpo per il Napoli. Preferisco molto di più Mazzocchi a Marco Davide Faraoni, non posso, perché Marco Davide Faraoni, ragazzi, era un altro obiettivo del Napoli per sostituire Zanoli. Allora, questo colpo permette al Napoli di sbloccare l'affare Zanoli, che a quanto pare sembra in chiusura. Zanoli sarà un prestito secco, e permetterà al terzino di Carpi di giocare più frequentemente dopo una stagione molto, cioè, molto tra collezionate panchine, cioè tra panchine e poche presenze in campo. Per lui è un prestito che sono molto d'accordo, perché, ragazzi, lui è giovane, Zanoli necessita di giocare, e
quindi Genoa è la piazza giusta per esprimerlo meglio e anche per quanto riguarda a un allenatore come Gilardino che potrebbe aiutarlo moltissimo nella sua crescita. Torno a parlare di Mazzocchi, è un grandissimo giocatore, è un terzino barra esterno, ma lo vedo più un terzino, quindi a Napoli sarà il bici di Lorenzo. Giocherà alternandosi a Di Lorenzo, per me è un terzino che ci vuole perché per far fiatare Di Lorenzo che non è stato mai sostituito, cioè è sempre partito al primo minuto, quindi serve un giocatore che possa far alternare Di Lorenzo in caso di infortunarsi oppure che cambi. Lui ha sempre espresso il desiderio di giocare con la maglia del Napoli perché lui è di sempre di napoletano e quindi lui in questa trattativa ha spinto molto di più il giocatore che hanno costretto le due società a chiudere a una cifra che potesse andare d'accordo entrambe. Quindi ecco qua il primo colpo del Napoli, Pasquale Mazzocchi, e quindi speriamo che darà il suo e spero anche che possa giocare un po' di più perché altrimenti se ce lo siamo presi a fare. Poi, per quanto riguarda, poi voglio sapere cosa ne pensate di questo colpo, tifosi del Napoli. Sono molto contento di questo colpo. Quindi che dire ragazzi, adesso è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, quindi è tutto.